12 spettacoli per Vomero Off, la rassegna teatrale che vede tra i nomi Isa Danieli, Gia Martire, Rosaria De Cicco, Alessandra Borgia, Daniela Ioia, Luisa Matucci, Miriam Candurro, Gina Marante, Sergio Del Prete, Giuseppe Gaudì, insomma sono tanti che arricchiranno questo evento che avrà luogo tutto il mese di aprile al Teatro Sala Ferrari, ed è una rassegna che soprattutto ho voluto tantissimo per arricchire un po' anche, diciamo, lo spazio culturale del Vomero, che oltre ai grandi teatri di cui conosciamo già insomma le loro programmazioni eccetera, che sono sicuramente di richiamo nazionale e più commerciale, al Vomero mancava uno spazio rispetto al centro che ne è pieno, un piccolo spazio, un teatro off, appunto, perciò Vomero Off, che potesse appunto offrire una programmazione diversa, insomma. Spazio anche ai più piccoli e ai bambini con Vomero Favolosa. Vomero Favolosa è questa rassegna che noi abbiamo inserito all'interno di Vomero Off, che è interamente dedicata ai bambini. Si terrà ogni domenica mattina, le 4 domeniche di aprile alle 10:30, è uno spazio dedicato ai più piccoli, perché noi riteniamo che sia fondamentale dare ai bambini la possibilità di venire a teatro, scoprire un mondo favoloso che può insegnargli però a diventare dei futuri adulti consapevoli, dei futuri adulti che sappiano come relazionarsi al mondo, che sappiano creare, che con la fantasia possano poi creare un mondo migliore. Quindi noi abbiamo scelto 4 spettacoli, i primi 3 sono degli spettacoli di narrazione dove i bambini saranno anche coinvolti, e l'ultimo invece è uno spettacolo che mette a confronto proprio quella che è l'infanzia moderna legata ai social, al virtuale, con l'infanzia di un tempo che invece era un'infanzia legata alle cose pratiche, quindi come imparare delle piccole cose divertendosi. Isa Danieli, toccherà a lei inaugurare questa rassegna in questo spazio alternativo. È una cosa che sono felicissima di fare, perché è emozionante comunque cominciare una cosa nuova. Io qua, ripeto, ci ho lavorato in questo, però insomma è stato più una cosa tra amici eccetera, in questa stanza, però dove adesso loro hanno il teatro, io, che si chiama? Sala Ferrari, appunto, giustamente Sala Ferrari, perché Ferrari è una persona straordinaria e ha dato questa possibilità, e io sono molto molto contenta veramente.